Lo sa, signorina, sono stato io a crescere il mio nipote Raimondo. No, tuo nipote Fabio, io sono Fabio, nonna. No, no, Raimondo. No, Raimondo è tuo figlio. Ma che dici? Raimondo, nonna, allora, Raimondo è tuo figlio. Io sono il figlio di Raimondo, mi chiamo Fabio e sono tuo nipote, nonna. E Giovanni? Chi sarebbe allora Giovanni? Brava, bella domanda. Giovanni è tuo marito. Marito. Pensa che è 3 anni che non mi viene a trovare. Perché è morto, nonna. Sono 3 anni che non viene perché è morto, è morto. È lei che mi ha cresciuto, eh? No, ti sbagli. Io non ho cresciuto te, io ho cresciuto Raimondo. Nonna, sono Fabio! Fabio! Raimondo è il figlio, Fabio, nipote! Che carino che sei! La mia nonnina. Signorina, e presento mio nipote Raimondo. Sì. Piacere, Raimondo. Piacere. Sono Raimondo. Lieta di conoscere. Lei è? Sogna. Lei, che bel nome. Nonna! Porca miseria, quanto ci divertiamo! No, vado. Sa cosa ha combinato questo piccolo birbante una volta? Cosa? L'avevo portato allo zoo. All'improvviso mi giro, non c'era più. Ma che preoccupazione. Insomma, sa chi me l'ha riportato? Chi? La mamma del gorilla. No! E non è tutto. E quella volta che mi aveva accompagnato dal parrucchiere, ha tagliato i capelli a una signora che si era addormentata. Insomma, era una vera peste. Veramente? Sì. Davvero un piccolo furfante. Come quella volta il 25 dicembre, per aspettare l'arrivo di Babbo Natale. Babbo Natale. È entrato nel camino, è rimasto incastrato. Ho dovuto chiamare i vigili del fuoco. No, non è vero, ma amore, perché non me l'hai mai raccontato queste cose? Perché non sono mai successo, amore. E quella volta in Uruguay. Quando è sparito per una notte intera. Intera. L'hanno ritrovato mentre camminava tranquillo. Dove, nonna? In Tasmania. Certo. Te lo ricordi, Fabio? Come se fosse ieri, no? Ma che bello è qui, nonna? No, adesso mi scemo, voglio dire. Sei andato in Tasmania. Certo. Eravamo io e l'uomo della Tasmania, certo. Bello qua, eh? Bello. Amore, hai lottato con le tigri. Sì, sì. La mia nonna! Passami l'album, voglio far vedere le foto a Michelle. Sì, bellissimo. Pronti? Amore, le tue foto. Sì. Foto un po' di tutti, non proprio. Allora, questo è Fabio. Sì. Questa è la sorella di Fabio. Sì. Questa è la nipotina di Fabio. Cioè, la figlia della sorella di Fabio. Certo, certo. Questa è la cuginetta di Fabio. Questa è un'amichetta di Fabio. Sì. E qui ci sono tutte le foto di Fabio quando era piccolo. Certo che Fabio è il suo preferito, No, non ho nipoti preferiti. Tutti no. Uguali, tutti uguali. Ho capito. E questo? Questo è Fabio. Bene. Questo è il cuginetto di Fabio. Sì. Qui c'è Fabio sui pattini. Sì. Ecco, poi qui c'è un amichetto di Fabio. Sì. Qui c'è Fabio in montagna, Fabio in piscina. Un altro amichetto di Fabio. E questo chi è? E questo non lo conosco, ma sicuramente deve aver avuto qualche legame con Fabio. Con Fabio, sì. E questo è Fabio. In montagna. Montagna. Poi qua? Qui Fabio sta giocando al pallone. Ma prima voglio vedere queste. Ah, vedi, qui sono Fabio al mare. È piccolo qua dietro, E qui c'è Fabio vicino alla fontana. Qua Fabio vicino alla chiesa. Fabio panoramico. Nanna, Anna bella, Anna bella. Ma cosa c'è lì davanti? Cosa sono quelle due cose? Bella. Giulia. Fabio, dimmi subito chi è questa Giulia. Giulia, entra, vai a riempire la vasca, Michelle non c'è. Chi se ne frega di Michelle, Anna, Giulio, non ci stiamo nella vasca. Mary? Ah, ma siete tutti insieme? Dai che giochiamo al dottore. Maiale, porcello di un porcello stifoso! È uno scherzo! È uno scherzo, amore, è un'allegra burla. Tutta roba inventata, quasi tutta. Quasi tutta. Taia! Eccolo. Scusi un attimo, scusate che ho il bigliettino.
Michelle, sì, sono i salumi, dimmi. Va bene, 2 etti di mortadella, grazie. La mortadella fa male al colesterolo. Grazie, signora. No, diceva una signora qua, giustamente, che la mortadella fa male al colesterolo. Ah, dice Michelle, la mia ragazza, che non è vero. Contenta lei? Sì, va bene. E allora salame piccante, per cortesia. Fa bruciare lo stomaco. Grazie. La signora di prima dice che fa bruciare lo stomaco. Glielo dico. Michelle, la mia ragazza, dice che non è vero, anzi aiuta la circolazione del sangue, penso. Ma va! Ha detto ma va. Dice che lei non capisce niente e se si può fare gentilmente gli affari suoi. Michelle! Ma... Però, signora, scusi, l'ambasciatore non porta pena, non è che sono stato io a dire... Maleducato! Ma pensa... Certo che è diventato pericoloso fare la spesa, eh? Molto pericoloso. Lei non ha paura di questa gentaccia, no? Allora? Che si fa? Che si fa? Ciao! Sto per scherzare. Volevo 3 panini e un bel pezzettone di pane da 1/2 chilo. Voleva anche qualche tipo di pane in particolare? No, faccia lei il pane pane tanto. Magari un po' di quello salato, giusto? Però. Amore, ciao. Sono qui che ti compro il pane, eh? Va bene, va bene. Mi mette dei grissini integrali, grazie. Sì. E del pane di farro, farro. E miglio, insieme, eh? Farro e miglio insieme nel... Segale, esiste? E del pane di segale. Ah, e non si dimentichi il mio pane salato, perché lei poi fa, se ne approfitta, magari non lo mette. No, no, il pane salato no. Infatti, no, l'ho appena detto, ho detto non mette il pane salato. Anche lei non è che mette il pane salato se non glielo chiede il cliente, scusi, eh? Gentilmente. No, amore, ho capito, l'ho ripresa. Se approfitta. Va bene, arrivo. Ciao. Ciao. Boom. No, perché io sono nutrizionista, ci tengo, non so se nota anche la... Poi se lei mi lascia magari un telefono, una mail, noi potremmo con la nostra associazione... Vada, vada. ...tenerla di qua, vero? Di qua. Pronto? No, Michelle, non ce la faccio, sono in ritardo. Dai, sei qui a 500 metri. Aspetta, aspetta lì un attimo. Ho una chiamata sull'altra linea, rimani lì, sta buono, un attimo. Pronto? Oh, grandissimo! Ciao! No, ti sento male, non posso parlare, ho Michelle sull'altra... No! Come l'ha venduto? Non ci credo! E chi han preso? Eccala. E lo fa giocare a centrocampo. Classico, è certo. Abbiamo 3 mezze punte, prendi un altro. E poi io lui non lo sopporto, mi sta proprio... Sì, è come uguale, fa la stessa fine, bravo. E certo, poi vado, ti ricordi quando l'ha beccato quello lì con 5 in attacco? Water spray, dopo era stanco, per forza. Lo so, è chiaro. Regalino per Michelle. Dove ti metto? Dove ti metto? Ma per fortuna non mi regala mai niente. Dovevi vedere la cravatta che si è presa ieri. Oh, scena! No, no, non puoi capire. Sì, ti devo lasciare, ciao mamma, ciao ciao.
contenta che siate venuti a trovarmi. Volevo proprio parlare con voi. Come mai, nonna? C'è qualcosa che non va? Ho preso una decisione importante, figlioli. Bene, dimmi. Ho deciso, voglio vendere la casa, troppo grande per me, sì, da sola. Sì, giusto. Nonna, la casa è già stata venduta. Ah, sì? Sì, ma anche da un po'. Tu adesso sei in istituto? Istituto? Ah, no, eh? Non mi porterete mai in un istituto. Mai, mai e poi mai. Sì. Signora, dove le piacerebbe andare? Bene, a casa con voi. Bene, bene, meglio, così magari ci aiuti. Stiri, magari pulisci, batti i panni, dai una verniciata al cancello, dai lo straccio per terra, lavi i piatti. Potrebbe anche cucinare, portare fuori il cagnolino, il della, cagnolino mamma, della mamma. Rifare i letti. Rifare i letti. Perché no? Volentieri. Forse non è poi tanto male l'idea dell'istituto. Vero? È vero? Allora confermo, confermo. È già 3 anni, però confermo. Bello questo maglioncino. Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. È bella, vero? Magnifica! Bellissima, bellissima. Bella, bella. A proposito, tesoro, stasera andiamo a cena da Daniela, Come? Andiamo a cena da Daniela stasera. Sì, sì, prendiamo anche un dolce, qualcosa, è brutto andare... No, dicevo, andiamo a prendere un dolce, qualcosa, perché è brutto arrivare senza niente. Sì, sì, assolutamente. Okay. Nonna, brava, cantane un'altra, una delle tue, quelle che ti piacciono di più. Mazzolin di fiori. Dai. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna e guarda ben che non si bagna. Scusate, ma ho la mia età, devo andare in bagno. Vai, va, nonna, benissimo. Vai, figurati. Deprimente, sto posto. Perché? Mamma mia, dai, non vorrei mai finire la mia vita sola in un posto del genere. Michelle, tu non sarai mai sola, ci sarò sempre io con te, il tuo baghino. Fabio, non sei immortale, potresti morire così da un momento all'altro, Grazie, molto gentile. E comunque qua gli anziani stanno bene, gli fanno da mangiare, ci sono un sacco di iniziative, giochi di società. L'anziano qui si sente al sicuro, c'è anche sul dépliant. No, l'anziano qui viene per morire, e punto. Vabbè, può anche essere, però l'anziano qui muore con dignità. Certo. Ecco la nonna che arriva. Nonna! Vabbè, velocissima, complimenti. Non ci sono potuto andare. Ah, no? Uno spavento. C'era la signora Franchini morta sulla tazza del gabinetto. Bene, meglio, nel senso... Dignità, Sì, è un modo per ammazzare il tempo, se lo fanno uno schermo, nel senso, no, senza... Adesso aspettiamo che portino via il corpo, nonna, e poi andiamo di corpo noi. Ma le risate! Sì, Michelle, sì, sono al reparto cosmetici, dimmi, un profumo, allora aspetta, fammi vedere, questo... Allora, questo è muschi e licheni. Michelle, sa di muschi e licheni, non ci crederai. No, non lo so come si fanno ad assaggiare i profumi, no. Ma ti sembra che adesso io mi... Rimani in linea, rimani in linea un attimo. Muschi e licheni, Michelle. Sì. Va bene, preso. No. No, lo struccante no. Per favore, amore, ma non posso prendere tutto io. Le tue cose le conosci tu. Vieni, vieni. Aspetta, rimani un attimo in linea. Senta, signorina, scusi. C'è la mia ragazza che vorrebbe uno struccante e se può aiutarla io non ne posso più. Certo. Mamma mia. Venga. Sti muschi e sti licheni. Pronto? Ciao, dimmi. Uno struccante, sì, vediamo un po'. Ho un trattamento antirughe rassodante che è formidabile. Guarda, l'ho provato anch'io, me ne sono già andate via 2. Una crema nuance per i capelli. Sì. Ah, un bagno delicato.
Ah, è delicato anche sugli occhi, questo è per i bimbi però. Però rende la pelle morbida, giusto? Michelle, tutto a posto, ho preso tutto quello che volevi, te, tutta la tua spesina. Com'è? Ti sento male, Michelle, parla. Hai fatto l'analisi del sangue, mi fa molto piacere. E hai delle allergie. Va bene, parliamo a casa, perché adesso sto facendo... E infatti poi, fra l'altro, io ti ho preso tutte le tue cosine che non sono proprio... Farro, il tofu, il seitan, tutto quello che piace, le fibre rosse, quello che... Ah, sei allergica proprio a quelle cose lì. E quindi la spesa cosa... No, oh, capito, capito, va bene. Va bene, la lascio lì, va bene. Ciao, ciao. 150 euro. Oh, allora? No, no, infatti, 150. Meglio, preferisco che... Ecco, guarda. Ecco, giusti, giusti. Arrivederci. E la spesa? No, è che mi hanno... Perché uno dice, prendi il farro e il tofu. E io allora ho preso come mi era... Poi dopo viene fuori le glutamine, giusto? E quindi gliela regalo. Fabio, credo proprio di non avere più soldi, sai. In che senso, nonna? Non mi arriva più l'assegno. No. Ma, no, è normale, perché adesso i soldi ti arrivano direttamente sul conto corrente. Ah, è più semplice. Non è scritto sul mio libretto. È perché non ce l'hai più il libretto, nonna. Adesso vanno, si chiamano bonifici bancari. Più semplice. Più semplice, più semplice. Sì. E dov'è il documento che attesti il bonifico bancario? Il documento non lo danno a te, arriva direttamente al commercialista, se ne occupa lui. Fra l'altro il commercialista sono io, quindi non ti devi preoccupare. È più semplice. È più semplice. Ma adesso non posso più neanche ritirare i soldi, hanno tolto lo sportello che c'era al pian terreno. No, cioè sì, hanno tolto lo sportello, ma hanno messo uno scatolone all'ingresso, non so se l'hai visto, c'è scritto Bancomat. Io ti ho fatto fare la scheda Bancomat. Con questa tu inserisci e prelievi direttamente i soldi da lì, capito? È più semplice. È molto più semplice. Fabio, penso che sia venuto il momento che io muoia. Perché? È più semplice. Comunque, questi allora sono i biglietti del Superenalotto. Fra l'altro, questa settimana se escono i numeri vinci 2 milioni di euro. Quindi tieni stretti. Guarda quanti che te ne fai. Oh, piccolo mio, se la nonna vinci quando muore, la vincita te la lascia tutta te. Nonna, io non voglio che tu muoia, Preferisci che io viva piuttosto che avere 2 milioni di euro? Certo. Ma allora sei proprio un cretino. Grazie. Cosa? Grazie, nonna. Sei molto gentile, nonna. Dai, mamma mia, come sei? Dai, Fabio. Ma com'è suscettibile, vieni qua, amore! Vado già. Ti piacciono? Cosa? Le nostre nuove lenzuola? Bellissimo, il gattino, belle. Hai preso freddo? E che freddo, sono mai stato così... Informe vita mia! Ho questa allergia, mi lacrimano gli occhi, ma che roba? Non è che saranno le immagini del gatto, no? È arrivata. Che immagini del gatto? Sono allergico al pelo! Vabbè, domani ti cambio le lenzuola, dai. Ah, insisti, non sono le lenzuola, se le fa la colpa del gatto. Le lenzuola! Meo! No! Michelle! No, amore! Amore! Michelle, dov'è? Amore! Dov'è? Amore! No! No! Questo cos'è? Questo cos'è? Ma non chiesto di tenerlo solo stasera, ti prego, solo stasera, amore, ti prego. Allora, ti avviso. No, ti avviso, Michelle. Se il gatto rimane qui, io vado a dormire in salotto. Va bene. Amore, il papà ha deciso di andare in salotto, così possiamo fare la nonna. Tieni, papi, tieni.
noi. Così abbiamo più spazio. Ma dai che lo spaventi! Fabio. Sifulino. Pistolotto. Taccanì. E sta facendo la nana il mio amore. O forse anche no. Sta facendo la nana. Amore. Fabio, stai dormendo? Fabio? Fabio, stai dormendo? Fabio? Stai dormendo? Fabio? 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 Oddio, sono stato. Ma stavi dormendo? Ti rendi conto? 40 minuti di fila per uno stupido permesso di parcheggio. 40 minuti di fila. Allora, dica, siamo arrivati. Dica, vogliamo un permesso di parcheggio. Dai. Avete un certificato di residenza? No. Una bolletta telefonica? No. Qualcosa che dimostra dove abitate? Secondo lei io giro con le bollette in tasca, eh? Proprietario o affittuario? Proprietario. Cos'è, un interrogatorio? Vogliamo un permesso di parcheggio? Scriva con la pennina le sue manine, dai. E allora ho bisogno del certificato di proprietà per rilasciarlo. Non ce l'ho, mi vede? Non ce l'ho, legga, non ce l'ho. Eccolo qua. Oh, perfetto. Un attimo, torno subito. Ciao. Brava. È incredibile, ti sei ricordata di portare il certificato? No, amore, non mi sono ricordata. Ce l'ho sempre qua con me da 2 anni, da quando abbiamo comprato la casa, amore. Lo sai che io tengo tutto. Va, ti ricordi? Cos'è? È la chiave di 3 macchine fa, la nostra pandina, ti ricordi? Va, guarda, ti ricordi questa chiave qua? Non lo voglio sapere, è cos'è? È la chiave del nostro appartamento, il nostro primo appartamento, amore. Bene, ho capito. Sì, bene. Poi guarda cosa ho qua. Capito, che Michelle. Sicuramente ti ricorderai. Kiti. Le prime volte che andavamo in macchina insieme. Non mi mettere nel naso. Michelle! Amore! Dai! Stai calmo. E sei come Tabeta. Amore! Amore. Che? Poverino. Dai, facciamolo passare avanti, dai. Ma perché, Michelle? Dai. Fabio, è anziano, non vedi che è malato? Capito, ma se cominciamo, siamo alle poste. C'è la fila per le pensioni, sussidi, rimborsi. Se cominciamo a far passare avanti gli anziani e gli invalidi, stiamo qui fino a stoltranno. Shh, bravo. Solito comportamento. Sono delusa. Come al solito. Vabbè, senta, scusi. Sì. Lei è un pochino anzianotto, allora magari si vuole passare avanti. Molto ma si figura, è il minimo che posso fare, è il minimo che si possa fare quando c'è una persona che sta male, è anziana, la si fa passare avanti. Allora, la piatti. Che cos'è? Che cosa? Scusi, anziano. Fabio, scusi. Vieni qui. Ah, reduce, scusi, mi hanno piombato la gamba, scusi. Scusi, mi hanno piombato la gamba. Torna Michelle. Qui. Dammi. Sussidio. Basta. Scusi, mi hanno piombato la gamba. Vieni scusi. Qua, Fabio. Scusi. Allora, io vorrei... Amore, per favore. Torna qui. Sono reduce. Fabio. Eh? Vuoi venire qua? Vieni qui. Dai, che mi sono passato. È pieno di trattamenti, sembrano tutti belli. Te cosa dici? Perché non fai questo, amore? Questo qua? Bellissimo. Sì, sicura? Ti è piaciuto il massaggio a 4 mani? Molto. E allora fallo, fidati. Va bene, signora, tu lo vuoi fare? No, l'ho appena fatto. Faccio mi dica? Solo. Vorrei fare un'irrigazione del colon, per favore. Come le sapete fare voi, eh? Va bene, vado subito a preparargliela. Okay. Contento. Grazie, eh? Tranquillo, amore. E stai qua? Sì, ti aspetto qua. Ok. Eccolo! Pronti? Pronti per l'irrigazione? Amore!
È tutto bello e rigato il collo, no amore? Sei cretina. Pupurupu, tutto il collo di rigato. Non mi toccare, non mi toccare, va bene? Bello pulito. Massaggio quattro mani. Amore, vieni qua da me. No, vai via. Vieni, amore. Vai via. Ma che schifo è? Amore! Con quello che paghiamo ci dà, ma cos'è? È il carcadè! Cos'è, un pesce il carcadè? Sembra di leccare il ponte di un peschereccio. Dai! Come dai? Senti che roba! A proposito, com'è andata oggi con i chakra? Ecco, cosa sono sti chakra che mi toccavano tutti? Sono i centri energetici che presiedono tutte le funzioni organiche, psichiche ed emotive. Per esempio, il chakra del cuore, se è chiuso, potresti far fatica ad amare, ad emozionarti, ad ammalarti. Ma io non mi ammalo perché ho fatto la revisione del chakra. Ho visto le convergenze e ho messo a posto anche tutte le... Tu? Io ho fatto la riflessologia plantare. Amore, bellissimo, eh? Sai che ti fanno un massaggio e ogni punto del piede corrisponde a un punto del corpo e del cervello? Pazzesco. Non è che per caso ti hanno toccato la ghiandola che stimola lo shopping, no? Perché sai, poi le carte di credito li bruciano, eh? Amore. Perché non provi? Vestiti. Ah, però. Gioielli. Ah, beh. Casa! Signora, mi sblocca qui tutta la situazione. Porca miseria, casa. E il tuo? Cosa? Il tuo chakra te l'hanno messo a posto? Proviamo. Fabio, che c'è? Niente, non c'è niente. Dormi, non c'è niente. Porca miseria. Allora? Michelle, questo letto è fatto male, 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 va bene? Oh. Che? Perché tu non lo sai fare il letto, non sei mai stata capace a fare il letto una volta in vita, mai una volta. Ah, sì? Sì, adesso l'ho detto, sto bene. Oh. E allora perché non lo fai tu il letto, amore? Certo che lo faccio io, certo che lo faccio io. Chissà cosa ci vuole fare un letto. Fai il letto. Allora, per fare bene il letto bisogna aver fatto il militare, altro che chiacchiere. Allora, guarda, guarda, tutto pieno di pieghe. Ogni piega un giorno di consegna in caserma, altro che. Allora, regola numero uno, niente pieghe. Zitta, silenzio, perché se parli in caserma due giornate di consegna. Allora, non ci devono essere, deve essere tutto in ordine. Oh, ecco fatto. Regola numero due. Si prende il lenzuolino e lo si tira come se fosse una vela, non una roba così. Allora, uno, questo va qui. Questo cos'è? L'angolo. Regola numero tre, l'angolo opposto va nell'opposto dell'angolo opposto, così. Oh, così, questo. Poi, questo va sotto, lo metti qua. E quando pensi comandante, attenti, fare ordini! No, questa roba così. Oh, simmetria. Simmetria, parola d'ordine, simmetria. Oh. Più o meno. Che? Guarda che lo so che sei stato riformato. Ho volato un sillite. Si può anche morire. Fumi una sigaretta adesso? Ti lascio. Vedi tu, tesoro, eh? Dai, amore, una. Lo sai, fumo solo dopo il caffè, dopo aver fatto l'amore. Hai bevuto caffè? E allora non vedo il motivo per cui dovresti fumartene una. Ah, non vedi il motivo? No. Non vedi il motivo? No, no, no. Te lo faccio vedere io. Amore. Tu guarda che fatica devo fare per fumarmi una bella sigaretta. Così impari. T'ho fatto male? Non respiro. Dai, Fabio.
Che numero abbiamo? 72, 72, siamo al 24, Michelle. Non ci passa più, amore. Ma lo so che non ci passa più. Io ti avverto, eh. Divento isterico. E cosa divento ci posso isterico. Fare? Cosa ci puoi fare? Cos'è? Parli forte. Volete passare davanti a tutti o no? Certo, come no? No, non ci interessa, Michelle, non ci interessa. Michelle, amore! Per favore, quant'è numero questo? 26. Buono, 26. Siamo al 24. Ma stai quant'è? Scherzando? No, non li ho, 10, dai. Dai. Grandissimo. Fabio? Il bagarino per il numero delle poste. Certo. No. Intanto abbiamo risparmiato 2 ore. Numero 26. Eccolo. Vieni, amore, Fabio, vieni. Permesso, vai, scusi. No, ma resto scusi. Qua. È inutile che state qua intorno, ci sono i numerini. Vieni. Permesso, vieni, certo. Amore, vieni. 26, calma, pronti? Però, eccolo qua, eh? Eccolo. Cosa? Che è? Perché l'ha rotto? Il numerino è falso, signore. Guardi, una nella filigrana nel numero di serie. No. L'hanno imbrogliata, è falso. Giuro che l'ho presa dalla... È falso, mi dispiace, l'hanno imbrogliata. Il vero 26, signori, per favore. Ecco. Vabbè, non... Grazie. Scusi. No, no. Vede? Perfetto. Ah, prego, guarda. Amore, andiamo magari noi. Sì. Comunque magari avete la macchina che fa... Amore, doppi, per favore. Le doppie marcature. Adesso io... Dottore, non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Siamo stati a giocare a mini golf. Michelle è riuscita a perdere un quarto d'ora per ogni buca. Vabbè, ma perché parli di questo adesso? Perché è incredibile, Michelle. Cioè, sei scarsa in tutti gli sport possibili e immaginabili. È un fenomeno di dimensioni epocali. Un disastro in tutti gli sport. Vabbè, calmati, no? E poi minigolf mica è semplice. Cosa? Non è semplice? Ma l'hai visto il campione italiano di minigolf? È un signore di 450 kg, tutto sudato, che fa fatica ad allacciarsi le scarpe. Ha perso con un bambino di 8 anni, più obeso di lui. Chiunque può giocare a minigolf. Il minigolf è uno sport per inetti, anzi l'hanno proprio inventato per farli sentire abili a fare almeno una cosa nella vita. Non è che esiste solo il minigolf nella vita, eh? Non è che un essere umano viene misurato in base al rendimento a minigolf, dai! Non ho ragione, dottore, Ma veramente io ho visto il campione di minigolf e ha pure l'enfisema e un braccio più corto dell'altro. Beh, allora ditelo, ditelo, no? Michelle, dai. Vai via. Lo trovo veramente allucinante. Chi lo dice? Non esiste più la solidarietà, la comunità, la gente che si vuol bene. No, se ne infischiano proprio. Brava, e purtroppo non è più come negli anni 70. Vogliamo dirlo? Lo diciamo? Ha vinto l'individualismo, ha vinto la voglia di business, di benessere personale, di soldi. Quello. È vero, non esiste più niente. Sembrava fosse cambiato. Sembrava. Poi adesso muore il tuo vicino di casa, non gliene frega niente a nessuno. È una cosa schifosa. Non ha alcuna importanza. Ma niente. Buongiorno. Buonasera, stop. E chi si è visto, si è visto. Ma nessun, non dico tanto, un minimo di senso di appartenenza ad una comunità. No, i soldi. Quello è il nostro credo. È veramente triste, eh? Brava, triste. Hai detto brava, amore, triste. Lei, dottore, cosa ne pensa? Ma è sicuramente un discorso affascinante. Anch'io ho studiato psicologia perché avevo grandi ideali. Bravo. Ma purtroppo la nostra seduta è finita. Sono 75 euro. Fabio, stai dormendo? Fabio, what I do? Yolaridu, stai dormendo, endo. Fabio, aiuto, sto cadendo. Ti prendo io. Amore. Che? Stavi dormendo? Così, come incredibile. Che? Ah,
immaginato che stavi cadendo in un crepaccio e non riuscivo a prenderti, amore. Come mai? Brutto, non lo so come fare. Stavo pensando. Mia madre ci aveva invitato a mangiare a casa sua, no? Domani a pranzo. Però non lo so cosa fare, perché anche Marco e Daniela ci avevano invitato. Tu cosa ne dici? Ecco, signorina, la sua carta d'identità. Grazie, grazie. Senta, eventualmente posso anche fare il cambio di foto? Mi spiace, ma non si può. Ahia, allora posso fare la richiesta di una nuova carta d'identità? Sì. Grazie. L'hai appena ritirata. Sì, lo so, amore, però io non mi sento rappresentata da questa foto. Vedete, è importante nel documento sentirsi rappresentati, anche perché trovo che sia un po' asettica, spenta, scusa, vero? Scusa, la foto non l'avevi vista prima? Adesso discuti? Sì, certo, però si vede solo a prodotto finito. Solo a prodotto finito puoi giudicare, capito? Dai, Michelle, va benissimo. Su, guarda anche che bella che è. Anche perché credo che questa sia la foto giusta per la carta d'identità. Che cosa ne dice? Così. Non sembra che abbia uno sguardo più sereno, più tranquillo? Ma c'è, ma qui è stupenda, signorina. Qui veramente, cioè, anche se nessuna foto può rendere la sua bellezza, qui è eccezionale. Senta, grazie, la ringrazio. Allora lei pensa che questa possa essere Michelle, una foto idonea? Stia nel suo, lei, stia nel suo. Impiegato, stia nel suo! Fabio, basta! Fammi parlare col signore. Allora, questo potrebbe andare bene. Dai, guarda, sì, non, intanto me la lasci. Tenga giù le mani, si pulisca la bava. Non vede che sta sbavando? Giù le mani, tutto sudato. Senta che schifo. Andiamo via, veloci. Usce. Sì, sì. Quanto ci vuole, Michelle? Quanto ci vuole ancora? Quanto? Amore, è normale questo impiegato da solo con tutta questa gente? È da solo perché di là sicuramente ci saranno altri 15 impiegati che giocano a ping pong. Beati loro che hanno il posto fisso. Smettila! O no? Allora? Poi è vecchio questo, dai. Ha 75 anni, dovrebbe essere in pensione. Ma anche se mi sente, tanto è talmente vecchio che sarà anche sordo. Vedi, tutto così, non sente. Senta, scusi. Senta, gentilmente, venga qua. Dica. Un pacco, dobbiamo ritirare un pacco. Sì. Sì. Lo vado subito a prendere. Bravo. Grazie. Questo è il vostro pacco. Hai visto? Non è sordo, signore, no, hai visto? Non è sordo. Salve. Ciao. Sorpresa. Arrivederci. Buongiorno. Altro non li dimostra. Ai, non dimostra i suoi. Ai. Ecco. Grazie. Scusi, cosa c'è in questi fanghi? È vero, cosa c'è? Sotto questa pellicola di plastica c'è una soluzione a base di fanghi. Scusi, la interrompo perché magari poi ci rovina la sorpresa. Ci vediamo tra 50 minuti. Come? Tra 50 minuti. Buon relax. Grazie. No, cosa ridi? No, che 50... Signora, non ce la farò, non posso stare così 50 minuti, dai. Amore, rilassati. È impossibile, non posso calmarmi e rilassarmi così. Sembriamo due mummie, dai. Dai, senti che mi viene il prurito, mi prude tutto, aiuto. Che nervoso, guarda che nervoso! Vai. Aiutami! Mi prude. Seria. Abbia tutto questo effetto salutare. Oh, ma piuttosto, è ignifuga sta roba, non è che prendiamo fuoco. Mi prude, ma aiuto! Ma che è? Come ignifuga? Ignifuga! Ma sai che figura, domani sul giornale scrivono coppia trovata avvolta nel nylon come lo zampone bruciato. Dai, Fabio! Signora, aiuto! Guarda che ci verrebbero a salvare. Ma no, non sono tranquillo, dai, non sono tranquillo. Paura? Non ho paura, signora! Non hai paura! Non ho paura, porca miseria, ma dai! Ti rilassi questi ultimi 50 minuti prima di una settimana di lavoro? Abbiamo pagato, appunto, Appunto, pensa che cretina, abbiamo anche pagato questa roba qui. Signora, io la pago, esigo che lei mi liberi da sta cosa, per favore! Cosa ridi? Oh, guarda, che coincidenza, è un ragno enorme. Calmato? Mi sono calmato, non mi muovo più. Sono immobilizzato, sembra una scultura, mi sento. Mi fa il gatto? Ma cavolo faccio a farti il gatto combinato così? Amore. Non ce la faccio. Miau. Miau. Miau.
Signora? Signora? Fabio, stai dormendo? Fabio! Fabio! Dormi! Fabio!